eccoci qui per una nuova puntata del Mondo Insieme. Grazie perché ci seguite sempre con tanto affetto. Siete numerosi e appassionati. Iniziamo il nostro racconto di oggi pomeriggio. Rimaniamo con i piedi per terra, nel senso che rimaniamo un po' nel nostro paese che ha dei tesori meravigliosi. Sto per accogliere nel nostro studio un ragazzo che avevamo già conosciuto qualche tempo fa, quindi un altro amico del Mondo Insieme, appassionato di bicicletta. Lui era andato a Capo Nord assieme alla moglie, pedalando. Ci raccontò però di un suo desiderio, che era quello di scovare i borghi più belli d'Italia. Un desiderio che poi si è realizzato, anche se ancora non è soddisfatto, perché fino adesso ne ha scoperti 300, ma siccome ce ne sono di più, il suo viaggio prosegue. È venuto a trovarci Giuseppe Campochiaro. Ciao Giuseppe, ciao. Bentornato possiamo dire. Grazie, grazie. Tutto a posto? Tutto bene, sì, ti sento, ti vedo sempre bene in forma, pedalare ti mantiene giovane. Si corre sempre, si corre sempre. Ma sempre con tua moglie? Sì, sì, sì. Non ti ha mollato ancora? Ogni tanto mi fa andare da solo. Eh beh, ci credo, insomma, sempre a pedalare. Certo, dai. Certo. Tu sui social sei conosciuto con Viaggia con Wallace. E perché? È diciamo un'origine un po' vecchiotta, nel senso che è stato il mio nome di battaglia quando ho fatto il mio primo viaggio in bicicletta, proprio per raggiungere l'estremo nord, Capo Nord in bicicletta. E da lì poi me lo sono sempre portato, fino poi a fare anche un altro viaggio molto lungo, attraversando gli Stati Uniti d'America, partendo da New York per raggiungere Los Angeles in bicicletta. E lì abbiamo visto e raccontato tantissime storie, soprattutto delle comunità italiane che vivevano lì, in questi territori. Sempre in bici? Sempre in bicicletta. E poi tua moglie ti ha detto basta, al massimo siamo in Italia perché non vengo più. Iniziamo a girare per l'Italia. No, sto scherzando ovviamente, però non cioè, sono quasi, andata quasi, molto. Avete iniziato a conoscere, a cercare questi borghi. Certo, questi borghi, diciamo i borghi più nascosti, perché ci sono stati tantissimi borghi che abbiamo visitato e erano già molto conosciuti. Nell'entroterra italiano abbiamo conosciuto tantissimi altri borghi che erano veramente spettacolari, sia per la storia anche, ma soprattutto per la loro posizione logistica che avevano e assumevano. Tra castelli, borghi medievali, abbiamo avuto modo di conoscere tantissime storie. Anche perché purtroppo dobbiamo dire che oggi abbiamo tanti gioielli che sono appunto dei piccoli borghi che rischiano il completo abbandono, perché questo è il grande problema, no? Tutti si trasferiscono nelle grandi città e poi questi tesori al massimo a volte sono abitati dagli stranieri. Sì, da stranieri oppure da pochissimi abitanti, parliamo di 10, 20, 30 abitanti. Però in alcuni borghi, grazie a tantissime associazioni del territorio, stanno cercando di dar vita in qualche modo per far rinascere i vari borghi. Hai i tuoi borghi preferiti o no? Non lo puoi dire? Ne sono tanti, però ci sono alcuni che sono rimasti nel mio cuore, diciamo. Allora, adesso vediamo alcuni che sono rimasti nel suo cuore, poi continuiamo la nostra chiacchiera, guardate. C'è un borgo in Molise che è diventato il più colorato museo a cielo aperto d'Italia. È Civita Campomarano, che fino a qualche anno fa sembrava destinato a scomparire, ma per contrastare lo spopolamento si è ricorsi all'arte. Gli artisti di tutto il mondo hanno unito i loro pennelli facendo diventare Civita Campomarano un libro meraviglioso. Ogni edificio è una pagina da sfogliare che racconta storie diverse. Camminando per queste strade, sento tutta la forza e l'impegno di un borgo che resiste. Gissi, in Abruzzo, ha tutta un'altra storia. È infatti conosciuto come il Borgo del Gesso e non è difficile capire il perché. È l'unico borgo al mondo fatto interamente di gesso e ancora abitato.
Per accedere al borgo si percorre una caratteristica scalinata che si snoda verso le parti più alte di Gissi. Mi muovo fra le abitazioni più antiche, costruite sulla roccia a strapiombo. È la natura ad aver plasmato questo luogo. I suoi abitanti, ancora oggi, si impegnano a non far scomparire le tecniche che i gessaroli di un tempo usavano per la lavorazione del gesso, sia in campo artistico, sia nella vita di tutti i giorni. Tradizione che si tramanda di generazione in generazione e che a Gissi vorrebbero candidare a patrimonio UNESCO. Ci spostiamo più a nord, nel borgo di Brisighella, in Emilia-Romagna. Lo chiamano il borgo dei Tre Colli perché si adagia ai piedi di tre pinnacoli rocciosi sui quali poggiano la Rocca Manfrediana, il Santuario del Monticino e la Torre dell'Orologio. Un'altra particolarità di Brisighella lo scovo nel cuore del borgo, è la famosa Via degli Asini. È unica al mondo per le sue caratteristiche architettoniche. Quella che oggi sembra una pittoresca galleria illuminata da archi, un tempo era una cinta muraria scoperta. E quando il borgo è stato ampliato, la strada è stata inglobata dalle case, diventando un simbolo di Brisighella. Ogni borgo ha una storia preziosa da raccontare, bisogna solo scoprirla. E tu, Giuseppe, ne hai scoperte parecchie di storie, tanto che potremmo dire che sei diventato una sorta di uomo dei borghi, perché la tua passione si è trasformata in un lavoro. Adesso ti chiamano... Sì. I borghi, certo, per certo. Raccontare le loro storie, per far sì che il loro borgo venga visto, diciamo, venga visto sulle pagine social, almeno sulle pagine social. Però è una bellissima soddisfazione, diciamoci la verità. Sì, diciamo che dopo anni e anni di lavoro sono riuscito in qualche modo a crearmi una sorta di lavoro, ecco, girando addirittura, l'Italia. Addirittura però mi risulta che un borgo in particolare te l'ha fatto scoprire una signora negli Stati Uniti. Certo, mentre facevamo questo famoso viaggio in bicicletta, venimmo avvicinati da una signora abruzzese e ci parlò di questo piccolissimo borgo medievale molto particolare, sia per la tradizione che ogni anno si svolge, ma sia anche per il castello che è arroccato in una zona molto particolare. Parliamo di Pacentro, in provincia dell'Aquila, che è un borgo medievale. E qual è la tradizione che si svolge ogni anno? Viene fatta la corsa degli zingari da più di 200 anni, praticamente è una sorta di maratona, però fatta a piedi scalzi, ma non sull'asfalto, in montagna. E tu l'hai vista questa corsa? Ho visto. I piedi sono distrutti. Molto, diciamo che è abbastanza sofferta, ma ci tengono tantissimo, tant'è che questa corsa può essere fatta solo dagli abitanti di Pacentro e quindi non è aperta a tutti. Quante le curiosità legate ai borghi italiani. E Giuseppe Campochiaro ce li racconta. Grazie di aver portato questa tua testimonianza.